Nel pomeriggio di martedì 26 maggio, intorno alle 16:30, i carabinieri della compagnia di Susa, su segnalazione di una donna che non vedeva le vicine di casa da diversi mesi, sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco in un'abitazione situata in via Susa, a Bussoleno. Nell'abitazione vivono due sorelle gemelle, classe 54, italiane, nubili, pensionate, senza parenti. All'interno è stato trovato un cadavere di una donna, ormai ridotto a uno scheletro. Un ulteriore sopralluogo verrà effettuato dalla sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e medico legale giunto sul posto per accertare le cause del decesso e verificare la presenza del corpo dell'altra sorella. Nell'abitazione è giunto anche il comandante provinciale, il colonnello Francesco Rizzo.